Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, un'ora segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Di Gran Bretagna e di Francia. È una mattinata frizzantina del marzo del 1943. Un ragazzo, chiamiamolo Piero, sta percorrendo la strada sterrata in direzione di Sesto San Giovanni per raggiungere la fabbrica dove lavora. Lungo il tragitto, ogni tanto gli si affianca qualche operaio, un breve saluto e poi proseguono in silenzio. Di solito si scambiano qualche opinione, chiedono notizie dei familiari, insomma parlano. Oggi no. Oggi c'è un'atmosfera particolare nell'aria. Da qualche settimana c'è tensione tra gli operai e Piero sa che oggi accadrà qualcosa di importante in fabbrica. Piero ha 15 anni e in quel periodo 15 anni sono un'età particolare, uno spartiacque. Finisce l'età del gioco e comincia quella del lavoro. La scuola è per quei pochi privilegiati che se la possono permettere. Piero no, Piero deve lavorare. E vi garantisco che lavorare in una fabbrica in periodo fascista, durante la guerra, non è propriamente quello che noi oggi chiamiamo un posto sicuro. E facevo il garzone, avevo 14 anni, facevo il garzone, lì si faceva i bolloni, era la bolloneria. Faceva i bolloni e i dadi. Alla Falck, dove lavoravo io, si facevano tutto per la guerra, si faceva perfino le corazze dei carri armati, si faceva i cinguli, tutto per la guerra si lavorava. E i capi reparti ce n'era tantissimi che erano squadristi. Veniva proprio con i fasci rossi, con la camicia nera e i fasci rossi sul lavoro. Sono quasi le 8. Piero ha posato la bicicletta davanti ai cancelli e sta per entrare. Tiene lo sguardo dritto davanti a sé, cercando di ignorare gli occhi delle guardie che scrutano gli operai come ai raggi X. Molti di loro vengono dalla campagna. E chi viene dalla campagna è un vigilato speciale, potrebbe nascondere un pezzo di formaggio, di salame. Se venisse scoperto, sarebbe la deportazione in Germania. È la lotta al mercato nero. Nel 43 siamo in piena guerra. E guerra vuol dire soprattutto fame. Mangiare era,
era scarsissimo, alla nostra età poi a 17-18 anni era una cosa, si può dire, quasi da ridere avere due etti di pane, perché c'era solo quello, non è che c'era la carne, il risotto, la pasta asciutta. A noi ci davano, per cercare un pezzettino di pane, lo dovevo rubare, tanto per dire, a un mio fratello, tanto per dire. Eravamo tutti stanchi, perché oltre nelle fabbriche il lavoro e la coercizione, tutte queste cose, ma anche nelle case, nelle famiglie, non avevamo da mangiare, c'era la tessera, c'era. Queste tessere erano come dei bullini, c'erano le tessere del pane, del burro, della carne, di tutti i generi alimentari, c'erano queste tessere. Quando te andavi a fare la spesa, pagavi, però ti tiravano via quei bullini che corrispondevano a quello che prendevi, ecco. Però la cosa tragica era che tante volte c'erano i bullini, però non c'era la merce. Questa è stata una cosa tragica, che anche ha esasperato gli operai. E che la gente si era ribellata tutta completamente, erano pochi, solamente quelli che erano fascisti, che allora quelli, però la maggior parte del popolo era tutto con noi. La mia infanzia ha conosciuto solo fame, freddo e miseria, non ha conosciuto nient'altro. Questa è la razione giornaliera di pane, 150 grammi. Pane scuro, la farina bianca è un lusso. Con la tessera si ha diritto anche a 20 grammi di carne, e dico 20 grammi. Ma avete un'idea di quanto poco sia? Oggi noi siamo abituati, andiamo dal droghiere. Un etto di prosciutto? Prego, signora. Un etto. 100 grammi, 5 volte di più. La tessera dà diritto anche altre piccole quantità di altri generi alimentari, per un totale di un migliaio di calorie. Un uomo adulto ne ha bisogno di circa 3.000. Questo significa, per un ragazzo di 15 anni, nel pieno dello sviluppo, alzarsi affamato e andare a letto affamato. C'è il mercato nero, ma un chilo di pane costa 8 lire e 50, la pasta 9 lire e la paga di un operaio è di circa 3 lire l'ora. Un operaio a tessile non arriva a 2 lire. Certo, Piero non fa questi calcoli, lui sa solo che deve lavorare, lo pagano a cottimo e guadagna 70-80 centesimi l'ora. Un rapido calcolo, ecco, questa è la paga di un giorno di lavoro di Piero. Ma pensateci bene, avete lavorato 10-11 ore, ininterrottamente, un lavoro faticoso, a volte anche pericoloso, e quello che avete guadagnato è questo. Piero è un ragazzo volonteroso, non ha paura della fatica. Quello di cui bisogna aver paura è altro. Bombardamenti! Quando si sente questo suono, bisogna scappare, abbandonare tutto, portarsi nei rifugi ed aspettare. Aspettare e sperare. Sperare che quando è cessato l'allarme ci sia ancora una fabbrica in piedi dove poter lavorare. Torniamo a quel marzo del 43. Prima di Piero è entrato Luciano Migliorini. Luciano è l'operaio anziano a cui Piero è stato affiancato. È il suo maestro, lui gli è molto affezionato.
Da lui sta imparando non soltanto il mestiere, perché come spiegare cos'era la fabbrica in quegli anni? Oggi non è più così. Era un mondo, un microcosmo dove ci si sentiva uniti, dove si imparavano cose come il rispetto, la solidarietà, si imparavano certi valori. Lo scorso anno, nel cortile della fabbrica, i fascisti hanno messo una gabbia con dentro alcuni prigionieri russi. Sì, una gabbia, come allo zoo. Un'azione dimostrativa, intimidatoria. Ma gli operai non hanno visto i prigionieri. Hanno visto gli uomini. E allora hanno cominciato a portare loro un pezzo di pane, un pezzo di formaggio. Insomma, all'uscita della mensa c'era la processione. Così i prigionieri sono stati tolti. Ecco, sono questi gli esempi che Luciano e i suoi compagni stanno dando a Pier. Ed è da loro che lui sta imparando la vita. La fabbrica era un nostro sogno da un punto di vista professionale. Cioè noi da bambini avevamo imparato che dovevamo fare l'operaio. Io che vengo da una realtà contadina, praticamente fare l'operaio era una promozione sociale. Oltre al lavoro, non lo so, la promozione dell'uomo penso che sia stata determinante, anche perché gli orientamenti di come il mondo camminava, di come praticamente il rapporto fra la gente si sviluppava, l'ho imparato all'interno della fabbrica. Ricordo che io andavo malvolentieri al pre-militare, che era obbligatorio, tanto che mi arrivò una contravvenzione di 2 lire all'epoca. Guardate, perché io guadagnavo poco più di una lira l'ora. In quell'occasione mi sfogai con un operaio, mi ha detto: ma tu vorresti fare a meno di andarci? Sì, sì. Dice: beh, allora ti segno fra quelli che sono comandati a lavorare il sabato, così sei dispensato dal... E così ho fatto. Ricordo che nel 42 lo stesso operaio, che mentre durante l'intervallo della colazione, chiacchierando, in quel periodo c'era in corso la battaglia di Stalingrado. E io, così scioccamente, siccome la radio diceva che Stalingrado stava per cadere, allora dico, siccome mi accodavo sempre a delle persone più vecchie di me, ho detto: stasera Stalingrado cade. Questo operaio si gira un po' rabbioso verso di me e dice: cade un cazzo. Beh, mi è diventato simpatico, però. Un po' perché mi aveva tolto il fastidio del premilitare, un po' per questa reazione così spontanea e rabbiosa che ha avuto. Questo sono queste piccole cose, perché non è che siamo stati a una scuola di antifascismo, è la fabbrica che ci ha trasmesso questi valori. La fabbrica è stata molto una bella esperienza, io devo dire è stata una bella esperienza. La fabbrica si fanno tanti amici, si lavora assieme, si imparano tante cose, perché quando si è giovani ci sono gli operai più anziani e da quelli impari come si fa a lavorare, impari anche come si deve vivere e tutte queste cose. Io penso di aver imparato molto. Io ho avuto la fortuna di essere nel reparto dei modellisti dove c'erano tante bravissime persone. Io vorrei ricordare Mario Spinelli, Borgato, persone fantastiche, diciamolo, che col cuore in mano, che ti aiutavano, ti consigliavano e sono stati anche quelli che mi hanno detto che lo sciopero bisogna farlo e l'abbiamo fatto, diciamo. Comunque la fabbrica
È una scuola, si imparano tante cose. Luciano fa parte di quella rete antifascista che è tenuta in piedi con fatica e rischio all'interno della fabbrica. Questa mattina entrando Luciano nascondeva questi. Questo giornale che si stampa e si diffonde clandestinamente. Se i fascisti lo scoprono, per Luciano è la morte. Piero si sente gelare le ossa ogni volta che gli occhi delle guardie si fissano su di lui, che sospettino qualcosa. Per oggi è andato tutto bene, sono passati. Ma dove ha preso Luciano questi fogli? Facciamo un passo indietro. Luglio 42, centro di Milano, è appena finita un'incursione aerea. Giovanni e Peppino stanno tornando a casa. Già, guarda! Cosa? Là, sotto quelle macerie. Io non vedo niente. Vieni! Ma questa è... è una pedalina. Cavolo, ma è ancora buona questa per stampare. Sì, senti, portiamola al cascinale di Mario. Ma lei va priodata, come facciamo? Prendiamo quel carro. E così Peppino e Giovanni caricano la piccola stampatrice su un carro, la ricoprono alla bella e meglio e si avviano. Peppino, cosa c'è, Giovanni? Dobbiamo passare da Piazza San Fedele. E allora? La questura. Senti, Peppino, io... D'accordo, Giovanni. Ci penso io, vado da solo. E così Peppino, Giuseppe Gaeta, passa davanti alle guardie con un oggetto che per i fascisti vale molto di più di un'arma da fuoco e raggiunge il cascinale di Vapio Dada in Brianza e da lì comincia a stampare questo giornale, L'Unità. E come potevamo noi cantare, con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso al palo del telegrafo, alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento. Libertà! È la cosa che manca di più. Il regime fascista basa la sua forza sull'oppressione ed il controllo. E naturalmente questo avviene anche in fabbrica. Per esempio, per passare da un reparto ad un altro, e questo a volte può significare soltanto attraversare una porta, ci vuole un'autorizzazione scritta. È come essere in prigione. Pensate quanto sia difficile per Luciano distribuire il suo giornale. Questa mattina sull'Unità c'è scritto: sciopero di 100.000 operai torinesi, seguite tutti il loro esempio. Infatti è dal capoluogo piemontese che è partita la lotta. La notizia a Milano si era avuta già da qualche giorno tramite i camionisti della Fiat che venivano per rifornirsi di materiale. Luciano, oltre che il giornale, distribuisce pacche sulle spalle. Oggi tocca a noi. Le richieste? Semplici. Più salario, più cibo e basta con questa guerra. Nel 1943 c'è stato il primo sciopero che ho partecipato, diciamo. Questo sciopero del 1943 è cominciato il
il primo marzo, c'era l'ordine di entrare in fabbrica, stare sul posto di lavoro senza lavorare. Lo sciopero era impostato soprattutto sulla pace, perché noi non chiedevamo nel salario, perché i contratti di lavoro non erano mai esistiti, e questa era una cosa più che pacifica. Noi, lo sciopero era la causa dello sciopero era per la pace e per il pane, si può dire. Al mattino noi siamo entrati in fabbrica e naturalmente tutti sapevano già che bisognava fare lo sciopero. I volantini erano già dati via, chi verso alla sera prima, al mattino presto, come si poteva, perché non era facile. Non era facile distribuirli, perché c'erano sempre i caporioni lì in giro che spiavano, erano i momenti anche che loro dovevano controllare, perché sapevano che ormai era organizzata la cosa degli scioperi. Non sapevamo se doveva scattare alle ore 10 come è avvenuto quella mattina lì, o se doveva venire a mezzogiorno, o se doveva venire alle 3 del pomeriggio. Cioè il momento era così esplosivo che è bastato un annuncio per fermare l'intera fabbrica. Io quando ero sul tram pensavo, dico, adesso non mi arresteranno mica quando vado giù, perché c'erano già tutti questi movimenti, alle stazioni c'erano magari dei gruppi di fascisti in borghese. Quando erano lì tutti noi siamo entrati, ognuno al nostro lavoro, e dopo 10 minuti sono entrata in mezzo alla sala, in mezzo al reparto, ho fatto un cenno così con la mano, perché era già tutto d'accordo, e siamo fermati tutti completamente. E lì siamo usciti dalla fabbrica. 19 anni che li compivo proprio nel mese di marzo, che arrivando alla Caproni, quello che ricordo è scendo dalla tram, le vecchie tranvie verdi milanesi con i sedili di legno, tutto affollatissime, e davanti agli ingressi c'era una fiumana di gente. Mi era meravigliato perché di solito a quell'ora la gente è già entrata in fabbrica. Dalla fabbrica usciamo nella strada, perché lì non c'era neanche tanto posto di fermarsi, però abbiamo pensato che nella strada era meglio, anche per parlare con la gente, per discutere, per renderli coscienti dell'azione, di quello che si faceva, che era tutto appunto per poter cambiare un pochettino le cose. E mi guardo intorno, chiedo, mi dicono, ma siamo in sciopero. Io vi dico la verità, verso la fine del 42 per la prima volta ho sentito la parola sciopero, non sapevo cosa volevo dire, mi sono informato dagli operai più anziani, mi hanno spiegato cosa voleva dire la parola sciopero, perché erano quelle famose parole che il fascismo obbligava a non pronunciare. Si parla di 350.000 operai che hanno scioperato in tutta la Lombardia e Piero è uno di loro. Forse non capisce bene l'importanza di ciò che sta facendo. Lui ha 15 anni, è soltanto un ragazzo. Per lui è un po' come una sfida, un modo per sentirsi importante. Ma forse anche molti tra gli anziani non si rendono veramente conto che questa è la prima vera azione di massa contro il regime fascista. La presa di coscienza che il fascismo non era un nemico invincibile. In quelle 2 ore Piero sente nascere qualcosa dentro di sé. È orgoglio, è forza, è convinzione, è consapevolezza, è coscienza. Piero si sente diverso, è diverso. Quando rientra a mezzogiorno per riprendere il lavoro, sorride a Luciano e a tutti gli altri compagni e vede nei loro volti una luce nuova. Tutti si sentono una collettività e per la prima volta Piero si sente un uomo. Cioè, i fascisti, dobbiamo dire che dopo quello sciopero si erano un po' ridimensionati, anche se continuavano a operare probabilmente per cercare chi erano i responsabili di questo movimento. Però erano ridotti praticamente a dei comportamenti, almeno all'interno della fabbrica, che non fosse quello dello Spavaldo
come generalmente si esercitava in altri tempi. In quei giorni si sono presentati un grosso gerarca fascista, membro del Gran Consiglio, credo, se non ricordo male, Tullio Cianetti, con una rappresentanza di mutilati di guerra. Speculando sulle sofferenze di questi, voleva farci sentire in colpa, non pensando che proprio questa dimostrazione ci faceva ancora di più, considerando noi quelle le prime vittime di quella guerra, e ci ha convinto di più che quello sciopero andava fatto. Una voce lontana dietro di me ha gridato: basta con la guerra. Per noi oggi non è facile capire, ma nel 1943 scioperare era un atto di estremo coraggio. Naturalmente il fascismo aveva proibito qualsiasi forma di protesta. La serrata e lo sciopero sono vietati! I datori di lavoro che sospendono l'attività delle loro aziende ed uffici sono puniti con una multa da lire 10.000 a lire 100.000. Gli operai ed impiegati che abbandonano il posto di lavoro sono puniti con una multa da lire 100 a lire 1.000. Promotori, capi ed organizzatori sono puniti con la detenzione fino ad un anno. Ci sono arresti e denunce ai tribunali speciali. Ma in quel momento, con le sorti della guerra che parlano a sfavore del nazifascismo, il regime è traballante. Non riesce bene a prendere le misure di questa manifestazione di volontà popolare. Mussolini dichiara: siamo tornati indietro di 20 anni. Anche Hitler vuole dire la sua. In Germania li avremmo decimati. Ma i movimenti antifascisti all'interno delle fabbriche prendono coraggio, si sentono più forti e lo sciopero dilaga. Dapprima nel Milanese scioperano la Borletti, la Salmoiraghi, la Pirelli, la Geloso e poi in tante altre città del nord Italia. Il malcontento è inarrestabile. Il declino del fascismo è lento ma inesorabile. Mancano soltanto 4 mesi al 25 luglio. Attenzione! Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio. Dopo il 25 luglio non ricordo di aver più visto un fascista in giro. Milano non... I fascisti erano scomparsi, non ce n'erano più. Sono riapparsi dopo l'8 settembre. Gli avvenimenti si succedono a ritmo incalzante. Dopo l'arresto di Mussolini, nuovi scioperi chiedono con insistenza che l'Italia esca dalla guerra. Ma il nuovo governo del maresciallo Badoglio risponde col sangue. 83 le vittime, 1.500 arresti. Invano cerchi nella polvere, povera mano. La città è morta. È morta. Si è udito l'ultimo rombo sul cuore del naviglio. E l'usignolo è caduto dall'antenna alta sul convento dove cantava prima del tramonto. Non scavate pozzi nei cortili. I vivi non hanno più sete. Non toccate i morti, così rossi, così gonfi. Lasciateli nella terra delle loro case. La città è morta. È morta.
Si arriva all'8 settembre, l'armistizio, l'illusione di un giorno. La guerra è tutt'altro che finita. Anzi, ora sono i tedeschi a controllare le fabbriche, la cui produzione bellica gli è sempre più necessaria. Dopo la sua liberazione, il duce ha fatto subito una visita di più giorni al Führer. Il duce saluta suo figlio Vittorio. Il ministro degli esteri del Reich, von Ribbentrop. In un discorso al popolo italiano, Mussolini si è rivolto ai suoi fedeli invitandoli a riprendere le armi per combattere fino alla vittoria a fianco della Germania, del Giappone e degli altri alleati. Inizia un periodo di torture, arresti, deportazioni, impiccagioni. A dicembre nuovi scioperi, nuove rappresaglie. Nascono le prime bande, dapprima improvvisate, poi sempre più organizzate. È la resistenza. Mussolini tenta l'ultima carta, creando la Repubblica Sociale. Ma la risposta degli operai è decisa e culmina con gli scioperi del marzo del 44, che molti pagheranno con la vita o con la deportazione nei campi di sterminio. Il 44 sono svolti in questo modo. Per il primo giorno che noi ci siamo presentati davanti alla portineria, no? Il primo giorno, vabbè, siamo entrati, siamo stati sul posto di lavoro, è andato avanti così come lo sciopero del 43. Però il secondo giorno di questo sciopero, noi cosa troviamo? Davanti alle fabbriche troviamo tanti fascisti in assetto di guerra, proprio in assetto di guerra, elmo, vestiti i mitra, o fucili, mitra e tutto, erano molto in assetto di guerra, davanti alle portinerie. Loro credevano che, forse hanno pensato di fare questa cosa per farci paura, pensavano che noi vedendo tutti, perché erano tantissimi i soldati, non erano 10 o 20, c'erano forse un centinaio, io parlo dello stabilimento Unione, erano tantissimi. È andata avanti per 8 giorni questa cosa, Questa cosa per 8 giorni è andata, tutti i giorni si entrava, si veniva lì, poi si ritornava a casa. Dopo otto giorni, al lunedì della settimana dopo, ci presentiamo davanti alle nostre fabbriche, non ci sono più questi soldati armati davanti alla portineria, forse l'hanno capito anche loro, io dico tante volte, vabbè adesso non lo dico, che sono degli ignoranti che, vabbè, comunque quando noi non ci sono più i soldati, piano piano, ma non con grande decisione, però siamo entrati in fabbrica e si è ripreso il lavoro. Pochi giorni prima di questo sciopero io andavo appunto a portare gli ordini per dire che forse dovevamo scioperare, ma nel portare questi ordini, cioè per avvertire che era in programma uno sciopero, qualcuno mi ha spiato, tanto è vero che dopo 4-5 giorni prima dello sciopero vennero a casa fascisti e tedeschi a cercarmi. 2-3 giorni dopo la fine di questi scioperi, io ero in casa mia e dormivo di notte, si sente a bussare alla porta, mia madre un po' tutta spaventata perché c'era il coprifuoco, perché non si poteva andare in giro di notte, c'era il coprifuoco. Allora mia madre va giù spaventata e dice: ma chi siete, cosa volete? Siamo la polizia fascista, abbiamo l'ordine di entrare in casa.
Io mi ricorderò sempre, mia madre tutta spaventata è venuta di sopra dicendo: cosa avete fatto? E niente abbiamo fatto lo sciopero, però altre cose, non abbiamo, atti di sabotaggio, quelle cose lì non ne abbiamo mica fatte. Comunque loro ci hanno costretto mia madre a aprire la porta, sono entrati in casa. Ecco, io in casa mia sono entrati 8 fascisti armati di mitra, siamo scesi, come siamo scesi ci hanno puntato contro i mitra, ci hanno guardato se avevamo delle armi, e poi la cosa si è svolta molto velocemente. Prima ci hanno portato a Monza, in via Volturno, alla caserma dei carabinieri, ci hanno tenuto lì quella notte lì, fino alla mattina. Poi la mattina, venuto l'ordine della partenza, ci hanno fatto uscire da questa caserma, dalla via Volturno, lì, la caserma dei carabinieri, e ci hanno caricati su dei camion, un po' camion apposta, e lì abbiamo capito che la cosa si metteva male. Ci siamo conosciuti in fabbrica e nella primavera del 1943 ci siamo sposati. A dicembre mio marito ha avuto un incidente sul lavoro, si era guastata la gru e lui ha tentato di tirare su a mano il profilo grosso. Gli è scivolato e si è rotto 2 vertebre. È stato a casa, usava il bastone. Appena faceva un gesto non giusto, urlava come un matto. Era stato ingessato dal bacino alle spalle e prima di ingessarlo hanno provato a fargli delle cure, ma non migliorava per niente. Doveva rimanere ingessato per 60 giorni. Lui si è presentato quindi al lavoro su consiglio di un suo conoscente per non perdere i diritti della mutua o altro che non mi ricordo. Proprio i giorni che iniziavano gli scioperi del marzo. Comunque Franco lo avevano segnato lo stesso, perché non ha mai voluto prendere la tessera del fascio. Verso 1:30 di notte bussano alla porta. Lui era ingessato e non poteva alzarsi alla svelta. Mi dice: vai a vedere, ci sarà qualcuno che sta male. Io prima di alzarmi dico: chi è? E da fuori: la questura. Il maresciallo dice a Franco: vestitevi e venite con noi. Lui era ancora a letto. Io mi giro verso di lui e gli dico: Franco, conciato come sei, ma come fai? Il maresciallo mi ha detto: no, signora, non siamo dei delinquenti, vedrà che ritornerà. Quando ha visto che ho tirato su il Franco e ha visto com'era, è rimasto. L'ho vestito io, era agitato, gli tremavano le mani, mi diceva: non ti spaventare, non ho fatto niente, vedrai che ritorno. Non l'ho più visto. L'hanno portato prima a Mauthausen, poi a Linz, dove è morto nel luglio del 44. Dopo pochi mesi, in ottobre, è nato nostro figlio. Arriviamo all'8 marzo del 45 e siccome che nel frattempo avevano fucilato i nostri compagni, 7 dei nostri compagni lì a Arcore e li avevano seppelliti nel cimitero di Arcore con il suo comandante, che se erano 8. Li avevano fatto tutta una fila, li avevano messi tutti in una bella fila. Allora noi in quella giornata abbiamo sfidato i fascisti e i tedeschi, abbiamo sfidato. Abbiamo organizzato un grande striscione largo, rosso, e abbiamo scritto sopra 8 marzo, giornata di difesa della donna. Ricorda? Aspettate. Giornata di difesa della donna ricorda i suoi martiri. E poi al mattino alle 7 in 3 compagni, io, Angelica Villa
e Ginetta con la bicicletta, abbiamo messo dentro tutto nelle borse così e abbiamo fatto un bel mazzo di mimosa per ogni, da mettere ogni lapide e siamo andati al cimitero a Vimercate, a Arcore. Come siamo arrivati? Il cimitero era già aperto, allora una era di guardia, noi siamo entrati nel cimitero, abbiamo steso il nostro striscione tutto sulle tombe e poi a ognuno abbiamo messo un bel mazzo di mimosa, abbiamo messo. E poi lì, nel frattempo cominciavano già a entrare le donne, perché era di domenica allora, l'8 marzo quell'anno, è stato di domenica. Cominciava a entrare le donne, allora noi pian piano, uno alla volta, senza farsi conoscere, siamo andati fuori dal cimitero e ci siamo fermati un po' fuori per sentire la reazione. Hanno incominciato a entrare tutte queste le donne dopo la messa e uscivano e cominciavano a urlare, sono venuti i partigiani, sono venuti giù i partigiani, lì sulla tomba dei morti, sono venuti, tutta la gente nel giro della mattinata è iniziata una processione di gente che andava al cimitero, poi da Vimercate, Oreno, nel pomeriggio, è stata una cosa proprio che ti ha dato il senso che eravamo vicino alla liberazione. Che quei valori dobbiamo assolutamente difenderli. Se vogliamo onorare quei ragazzi che sono morti in pratica per darci tutto quello che abbiamo. Noi con i nostri scioperi abbiamo dato anche noi un nostro piccolo o grande, io non sta a me a dirlo, contributo per fare risolvere questa brutta guerra, diciamo. Di quegli anni porto un ricordo, diciamo, bellissimo, orgoglioso di aver fatto tutte queste cose. E ho dato un grande contributo, ma l'ho fatto con un amore, con una grande forza e con una coscienza veramente che nessuno mai me lo potrà togliere dal mio cuore. La libertà bisogna lottare giorno per giorno, non è una cosa che ti regalano. Ogni giorno bisogna meritarsi la libertà che viviamo e vigilare perché non ci venga portata via. E Piero? Piero come persona fisica non è mai esistito. Non come Luciano Migliorini che pagò con la vita la sua sete di giustizia, fucilato il 28 giugno del 44. Piero è un simbolo. È la somma di tutti i ragazzi che in quel periodo si trovarono a scrivere la storia senza neanche saperlo. I Piero sono tanti. Si chiamano Giuseppe e Angelo Signorelli, deportati a Mauthausen come prigionieri politici. Si chiamano Ezio Uselli, Emilio Bacio, Giuseppe Arlati, Bambina Villa, Paolo Mignosi. E hanno tanti altri nomi che non conosciamo. Ragazzi che videro attraversare la loro giovinezza con fatica, la burrasca di un tempo difficile, che videro messe a dura prova le loro scelte, le loro idee, i loro affetti. Ragazzi che ebbero paura, ma che capirono che il concetto di libertà era qualcosa di più grande di loro e che sarebbe sopravvissuto a loro. Molti decisero di non smettere di combattere, divennero partigiani, molti morirono, ma tutti ebbero in comune un grande coraggio, quel coraggio che è necessario sempre per difendere la propria dignità di uomini, quella dignità che ha permesso loro di fare del loro paese un paese libero. Il loro paese, che poi
è anche il nostro. Esposito, Fiorani, Fogagnolo, Casirati, chi siete? Voi nomi, ombre, Soncini, Principato, spente epigrafi voi, Del Riccio, Temolo, Vertemati, Gasparini, foglie d'un albero di sangue, Galimberti, Ragni, voi, Bravini, Mastro Domenico, Poletti. Oh caro sangue nostro, che non sporca la terra, sangue che inizia la terra nell'ora dei moschetti. Sulle spalle le vostre piaghe di piombo ci umiliano. Troppo tempo passò. Ricade morte da bocche funebri. Chiedono morte le bandiere straniere sulle porte ancora delle vostre case. Temono da voi la morte, credendosi vivi. La nostra non è guardia di tristezza. Non è veglia di lacrime alle tombe. La morte non dà ombre quando è vita. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione. Nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde del mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono, oh, tutti sono uguali, tutti rubano alla stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerci a restare chiusi dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone.